Su Sky e in streaming su Now dal 19 maggio, un racconto di un viaggio tra amiche, ma è soprattutto il racconto di tre donne di successo che hanno e hanno avuto una vita piena e hanno intrapreso questa avventura solo per il piacere di farlo, per fare un viaggio tra amiche, giusto? Allora, saluto immediatamente Antonella De Rico, Executive Vice President del programma Sky Italia, Ilaria Dalla Tana, CEO e founder di Blue Jasmine, Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo. Certo, Sì? che il re fa un bel 248 anni. No, fate il conto stanotte perché mi fa molto No, perché invece è molto forte. L'idea è la tua, ma come ti faccio che per me è bellissima, ma soprattutto televisivamente è nuova. Beh, è un punto di vista diverso, nel senso che sempre i programmi sono fatti con delle belle giovani, fresche, donne, ma scusa, ma e noi siamo fatte fuori, noi facciamo un viaggio e vedrai che va bene. Voglio dire, conoscevo bene l'Orietta da tanti anni, la Sandra la conoscevo meno, però mi è venuto in mente di chiamare per sapere se erano disponibili a fare una cosa del genere, devo dire se sono trovati subito disponibili, per cui poi siamo andati, abbiamo provato il programma, eccetera, eccetera. Sì, è un viaggio di conoscenza, perché in effetti non conoscevo così bene la Spagna, ed è un viaggio per il piacere di stare insieme con tre persone della mia età, o pressoché, beh, che fosse divertente, perché io quando ero giovane che ho fatto qualche cosa così mi divertiva molto, per cui ho pensato di ripetere in un'età assolutamente diversa, con una storia assolutamente diversa, però devo dire, non ci siamo molto divertiti, spero che succeda, che piaccia anche agli altri, che faccia divertire anche gli altri, e poi dire che finché vita c'è speranza. Sandra, dalle immagini che io ho potuto vedere prima i colleghi poco, qualche minuto fa, tu mi sembri una donna ricca di emozioni, di grande dolcezza anche, ma di un carattere forte, ma soprattutto quello che mi ha colpito è che tu non hai pregiudizi, non hai preconcetti, sei aperta alla vita. Ma sai, quando Mara mi ha telefonato, ha pensato che io l'adoro, Mara, perché mi piace la sua simpatia, la sua spontaneità e mi piace anche la sua storia, perché dimostra che qualsiasi donna può sempre ricominciare, no? E avere un grande successo come ha avuto Mara. E quindi lei è un esempio bello per una donna. E poi, cioè, non è stato un viaggio, come dire, alla ricerca del tempo perduto, assolutamente no. Alla ricerca di un tempo nuovo, no? Un tempo nuovo che appartiene alle donne, il fatto anche di ritrovarsi un po' nella società moderna, è chiaro. Io lavoro moltissimo, sono una vecchia, non mi sento se mi chiamate vecchia perché è uno stato, perché non è un insulto. Sono una donna, penso di essere intelligente, sensibile, insomma, come la maggior parte delle donne. E naturalmente ho anche impegni familiari, molto stress, il lavoro, e poi io mi occupo molto attivamente della famiglia, quindi tutto il carico. Sono ancora la mamma, no? Che già sono nonna, però rimango ancora mamma. E quindi era un modo anche per ritrovarsi, no? Per fare tutte le cose che, non, che ci sfuggono dentro di noi, il nostro io in qualche modo. E essere insieme a due donne straordinarie come loro, pensato mi avrebbe aiutato a ritrovare quel tanto che ho sempre amato di me e che non avevo il tempo di curare e coltivare. E questo è accaduto. Mi sono divertita tantissimo. C'è stata una produzione splendida, perché anche questo ha influito ovviamente sul, come dire, sul benessere del nostro viaggio, noi l'abbiamo visto. E poi era fatto un lavoro meraviglioso, sincero, vero. Non c'è stata mai una minima forma di rivalità. E in fondo, essendo tre protagoniste, potevamo ognuna di noi avere un po' il suo tono, invece nessuna, fantastico. È stato un viaggio splendido. E poi, che sorpresa, erano vere, noi la sera non sapevamo che cosa sarebbe accaduto, niente. E ci accadevano le cose, è vero, sorprendenti. Per cui, insomma, ecco, io ti dico, lo so che così non lo può fare nessuno come l'altro, però lo amo le donne.
sarebbe la parte nostra, intima, preziosa, che ci serve, che ci aiuta e che poi in quegli quotidiani, come dire, la sfada un po', no? Però lo consiglio anche ai nonni. Ma sapete che venendo qua domenica sull'autostrada era pieno, all'8:00 mi fermavo perché c'avevo il pane, no? E pieno di macchine, di ragazzi, pieni, pieni, eravamo anche in 5 su una 500, no? Che si muovono, viaggiano, cioè il gusto di ritrovarsi, di stare insieme, di non comunicare più sempre attraverso. È fantastico, io lo auguro anche a voi in viaggio così. Maria, come sono abituati a vederti in televisione, a raccontarti in televisione attraverso la tua fantastica musica, ma in questo caso mi sembra che tutte e tre vi siate dimenticati immediatamente, insomma, della telecamera e vi siete proprio raccontate come si fa tra amiche, cioè senza filtri, e quindi hai regalato, avete regalato una prospettiva diversa. È stato, quando lei me l'ha chiesto, per me è stato un viaggio bellissimo, sai, perché io non ho mai viaggiato da sola, sempre con una famiglia oppure con un assistente di lavoro, e quindi il primo viaggio viaggiando da sola, essere autonoma, no? E è stato bellissimo per me. Quando lei me l'ha detto, ho detto: Mara, ma io ho visto un programma inglese con tre grandi attrici, però queste qua si raccontano le loro cose intime. Dicono: sì, ho fatto quel film perché mi piaceva il regista, sono stata letta tre volte, ma poi non era tanto. Il secondo film non l'ho fatto. Io non posso raccontare queste cose perché insomma, abbiamo una vita noi due normale, anche Mara, anche Sandra, insomma, noi siamo italiane, andare a raccontare queste cose anche telecamere. Non siamo come gli inglesi, no? Che loro hanno questa ironia un po' cinica, possono farlo, ma noi se lo facciamo il giorno dopo la gente cosa dice? Oh, hai visto l'Orietta? Come sei andata a fare? Adesso capisco perché ha fatto successo. Dobbiamo fare una gita come tra amiche, una gita quasi scolastica, e così è quasi stato. Quando sono andata all'aeroporto, io ho tre valigie, lei mi ha detto: ma dove crede di andare? Non c'è valigia, non si sa dove andiamo, ho portato il cappotto pesante, che poi ti metti della lastra, sì. E invece lei ha messo una valigia, lei ne aveva due, color fucsia, no? Una piena di scarpe, a spillo, poi il tacco a spillo, non so come faccio a spillo. Ah, sono venuto le scarpe, le scarpe. L'unica che ha portato i tacchi tutto il periodo. Tutto il periodo, e noi sempre queste scarpe qui, perché mi piacciono. Pensavamo, se uno di noi si fa male, dopo non è più un viaggio di piacere, no? Anche perché se si fa male da di noi, dico, se quella vecchia lì si stava a casa, onde evitare ciò, comunque l'unica cosa che mi sono un po' arrabbiata, che ho fatto arrabbiare la Sandra, perché io di notte non riesco a dormire, allora io lavo tutto la valigia, le scarpe, l'acqua sempre scorre, e lei è venuta, siccome non eravamo chiusi a chiave, no? È venuta in camera di spalle, mi ha detto: basta con quest'acqua, ti ho preso uno spavento. Qui in Spagna, quello ci vede un eroe, secondo me, perché una che va a letto, andavamo a letto anche abbastanza tardi, che stava fino all'alba e poi si alzava a lavorare per pulirsi, ma non so, le scarpe. No, tutto. Se passi di lì, erroneamente, sì. Dava anche te. Una passione sfrenata quella del merito di lavare tutto. Sì, è un modo anche già per passare il tempo. Per il tempo anche per rilassarmi, rilasso lavando, certo. La volta prossima ti porto anche le mie. Io sono precisissima, mi è piaciuta la roba, anche se il mattino dopo dovevo rifare la valigia e andare via. Ma non lasciavo la roba nella valigia, la stendevo, non la stendevo. La compagna di viaggio ideale. Sì. Poi è sempre stata così. Non è che è peggiorata, non si è amato notte tempo. Io ho commesso un errore, un gravissimo errore prima. Non ho presentato il vostro angelo custode, ecco, Sandro Righi. Piacere, ciao. Grazie.
Il signore ci ha portato in giro per tutto il viaggio. Si è proprio preso un po' cura di voi. Era lui che ci diceva le sorprese la mattina. Sì. Diceva come dovevamo vestirci, Che dovevamo portare e l'orario che avremmo fatto. Ci aiutava. Ci aiutava a salire. Vanni, posso dire. Era sempre il braccio. Allora, Sandro ti ha già indicato, in ascensore ha detto era più bello in Spagna. Ho detto così, è vero. Adesso non è che facciamo la discussione su, ragazzi. C'era un'atmosfera straordinaria da questo paese. Sì. Vabbè. Poi mi sempre vestita elegantissimo con la cravatta, quasi presento borghese sportivo. No, però devo dire che mi fa piacere essere qui con voi, avevo tanta voglia di rivedervi e ricordare i primi momenti che abbiamo vissuto in questo incredibile viaggio. E ho voglia di vedere quando esce il programma il 19 di maggio, di vedere le puntate, perché saranno risate una dietro l'altra sicuramente. Ma Alessandro, questo viaggio è stato un po' in luoghi familiari per te, averlo fatto con loro, hai visto una cosa nuova, ti hanno dato una prospettiva diversa? Ma sicuramente, perché io in Spagna ormai da 10 anni che vivo lì, ho i posti dove siamo stati, ero già stato, avevo già vissuti. Però viverli con loro, con quella energia, con quella simpatia, e ho imparato cose nuove anche io, perché io tipo vivo a Madrid da 10 anni, però viverle con loro e fare esperienze nuove mi hanno insegnato cose nuove anche delle città dove io ho già vissuto e ho visto, e negli ultimi 10 anni praticamente con loro ho imparato cose nuove. E ti dico, mare è un vulcano in esplosione, anche se della Juve. No, vabbè. Piccolo dettaglio. Si è vestito bianco e nero, No, questo è grigio, non è bianco e nero. Grigio. Sì. E poi sai che siamo state molto invidiate noi. Ah, immagino, sì. Lui è un ragazzo famosissimo, c'avevano le ragazze che ricorrevano a Concorde, che vivevano una fotografia. Lui era con questo che... Ma io questa studenti italiani che si vogliono fare i selfie anche con la voi. La cosa migliore è l'ascesa dal van, perché la salita e l'ascesa erano due momenti drammatici, perché questo van di colore improponibile, fucsia e nero, leopardato, quando ci fermavamo la gente si fermava, ci chissà chi c'è, poi c'era la mula un po' pagaletto, saltando, non fare acrobazie, il materraggio era meno drammatico, insomma abbiamo fatto, quando sono scelito, non sono quelle tre, non è vero. Dagli 70 agli 80, no, già passati, dagli 80 ai 90, ma no, io ce l'ho quasi 90. Comunque, se posso, voi avete. Avete dimostrato che l'età è solo un numero. No, perché non lo sanno neanche parlare neanche con la Spagna. Hai ragione, Rita, hai ragione. No, che avete dimostrato che l'età è solo un numero, perché l'energia che avete dimostrato, la voglia di vivere questa esperienza è unica. E tanti ragazzi giovani come noi inviderebbero a vivere, cioè fare un viaggio come quello che avete fatto voi, come vi siete divertite, come avete attraversato le missioni con quella carica, con quella voglia. Non sempre, c'è da dire che non sempre. C'è stato qualche piccolo. Esatto, però è veramente da invidiare. Beh, comunque io non mangerò mai più la frittata a casa mia. Spagna, la tortilla. Questo frittato con le patate basta, è tutta cruda dentro. Non sapete farla. La frittata è buona quando dentro, per la soffi, se no che c'è tutta cruda. Invece se no lo chef ha detto che deve essere... Ma è una specialità, sì. La tortilla dentro che sia tutto cruda. Non riuscivi a smettere di ridere, no? Cioè, mi facevano molto ridere le mie colleghe, sì. Ma noi siamo già lì per conto nostro. Sì,
sì, sì. Siamo andati in un parco meraviglioso. Con delle piante meravigliose, secolari, no? Ho detto, che bello. Ho detto, Sandra, cosa ti ricorda questo ambiente così? Lei fa, gli uccellini che cantano. Tranquillissimo anche a Roma, Sì, sono dappertutto. Tante. Lei trovava sempre il lato poetico e romantico, perché lei è una fanciulla. Poi abbiamo visto un motoscafo nel fiume, no? E lei ha detto, guarda, sembra una sposa con due veli. Perché sai che il motoscafo fa due scie bianche, non è detto, sembra una sposa con due veli. Sì. Lei ha detto così, è bellissimo. È bellissimo. Solo lei poteva Rita, ma avete avuto anche incontri con persone, personaggi inusuali? C'è chi ti ha predetto anche la nascita della tua nipote? Sì, è vero che mio figlio non me l'aveva detto, perché lui pensa che io sia una chiacchierona che lo vado a dire a tutti. Non ha detto niente e come si chiamava questo? Raffaele. Che era nato di quella carrozza. Sì, la pensi? È stato noto. Raffaele. Era noto in Spagna. Lei lo portò anche qui. Ti ricordi quando è arrivato da noi? Tutto vestito da mago. Chissà se fa miracolo, ho pensato io. Invece no, non ha fatto niente. Cioè, solo sapeva tante cose di te. Sì. Che lei non sapeva. Ha trovato il fidanzato. Dal dentista. No, ha detto, o in volo in prima classe però, Prima classe. In volo in prima classe perché se... Ricco. Oppure nell'ambulatorio di un dentista. Sì. Allora, la canzone che mi ha scritto dentista, prendiamoci, lasciamo! Sì. È la tua occasione, dicevamo. Tutti i dentisti ci siamo fermati per invogliare la santa per andare a trovare questo grande amore che sono accettato. No, era lì anche lui fa assicurare i denti. Deve essere lì. Due pazienti. Ma se bisognava al dentiere. Sandra, ma alla fine questo viaggio ti ha regalato due nuove vere amiche? Bello, io e madre non ho amiche. C'è un po' assurdo. Ho parlato io, probabilmente ho parlato io. Quando ci sono ambienti quanti grandi, questo viaggio alla fine ti ha regalato due nuove amiche? Le adoro, già le amavo prima, veramente. Ho letto la seconda serie. Sì, siamo sempre. Mi piace, sai che cosa che mi piace soprattutto di lei? A parte la sua arte, perché sono due artisti straordinari. Sì. Mi piace la sua coerenza, il suo senso della famiglia, del lavoro, dell'arte. Quello che fa sempre con grande impegno, no? Sì. E mi è sempre piaciuto, perché lei è questa. E anche Mara, con la sua aria così scansionata, ironica. È una donna che va dritta per la sua strada. Che lo squalo. Lo squalo! Giustamente, perché questa è anche la professionalità, no? Quindi una grande cara mia, poi adesso che sono stata con loro, che li ho conosciuti, che abbiamo fatto la prima collezione insieme. Che ci siamo visti così anche studiati. Con gli uccellini. Prima colazione con gli uccellini. No. Lei doveva la colazione. Siamo non ascoltare la natura meravigliosa. Sandra, tu volevi la colazione dell'albergo. Sento per cortesia vorrei la colazione in casa. Certo. Io ordino un sacco di cose e queste me le porto, non le mangio, ma intanto che tu le dici. Allora, sono compito in casa, allora di nuovo la mattina. No, casa è molto bella tra parentesi, abbiamo visto. Casa bellissima. Poi c'erano anche delle colazioni straordinarie. Allora. Tutte pronte per il cibo ce non è mancato, no, il cibo non manca mai con noi il cibo. Che bisognerebbe mangiare meno, dimmi. Io mi sento qui e vi lascio ai miei colleghi. Ah, bene. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sono gentile Martina. Volevo chiedere qualcosa alla produzione per capire quanto dura ogni puntata.